Buongiorno a tutti, qui vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che è un po' incasinato un attimino con le cassette e non riesce a farle partire. E allora vediamo se manualmente riesco a farle partire, anche se ho qualche problema con questi registratori che hanno fuori posto. Un attimo solo, eccolo qua. Boh. Partiamo allora con la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. E questa sera parleremo di Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Abbiamo già accennato a quello che è questo cosiddetto Vangelo, cioè che è stato trovato sotto le sabbie del deserto. E che non, altro non era che un riflesso di quello che sono le religioni misteriche. All'inizio, quando è stato trovato questo Vangelo, si pensava di trovare l'origine di tutti i Vangeli. In realtà, in quanto conteneva, diciamo così, dei principi abbastanza sintetici ed erano riproducibili all'interno dei vari Vangeli, in realtà si è scoperto che non c'era nessun addentellato fra questo Vangelo e i Vangeli ufficiali. Non che non ci fossero dei riferimenti, infatti lì troveremo i riferimenti, ma la direzione degli insegnamenti che portava il Vangelo stesso erano talmente differenti da quelli che erano i Vangeli ufficiali che risultava estraneo. Però conteneva dei passi che ritroviamo in tutti i Vangeli ufficiali. Ed è questo che ha lasciato un po' sconcertati gli analisti. Bene, riprendiamo più o meno da dove abbiamo lasciato l'ultima volta, anche se il punto non è assolutamente preciso. Passiamo dal paragrafo 18. Ricordo che è diviso in paragrafi brevissimi e subito dopo la lettura del paragrafo c'è il commento e quando ho trovato dei pezzi nei Vangeli ufficiali li commentiamo mettendoli insieme. Il paragrafo 18, Gesù disse: "Vi darò ciò che occhio non vide, ciò che orecchio non udì, ciò che mano non toccò, ciò che non entrò mai nel cuore d'uomo. Vi darò cosa?" Questa è il cuore d'uomo, questa è la frase del Vangelo di Tommaso Didimo. E arriva il commento della stregoneria. "Vi darò cosa?" Tommaso afferma l'esistenza di qualche cosa che non può essere vista, che non può essere udita, che non può essere toccata. L'idea che non è mai entrata nei sentimenti dell'essere umano. A cosa si riferisce il Tommaso su questo passo? E perché gli dice che da questo il corpo luminoso può essere conquistato dal soggetto, un altro individuo lo può indicare, ma non dare. Si rimane dunque perplessi. La perplessità deve restare per impedire di lavorare di fantasia, anche se nessun organo fisico può comprendere un corpo luminoso. La frase appartiene a un antico modo di dire e di indicare dei primi secoli dell'era. Ci sono dei riferimenti nelle lettere, ma anche in questo non è ciò che appartiene all'essere umano, ma è l'essere umano sottomesso a Dio padrone che dona in cambio della sottomissione. Dunque, su questo passo, sul paragrafo 18, sospendo il giudizio. Sospendo il giudizio finché non avrò le idee più chiare su ciò che si può dare a qualcuno, anche se qualche idea per la testa ce l'ho. E passiamo al paragrafo 19. I discepoli di Gesù dissero: "Manifestaci quale sarà la nostra fine." Gesù rispose: "Avete scoperto il principio e il principio, voi che vi interessa della fine? Infatti, nel luogo ove sta il principio, sta pure la fine. Beato colui che sarà presente nel principio, costui conoscerà la fine e non gusterà la morte." La domanda è personale. Ai discepoli interessa conoscere la loro fine personale in quel momento. La risposta è più ampia. È necessario conoscere il principio per conoscere la fine. In stregoneria è più semplice seguire la sequenza dei mutamenti verso il passato partendo dalla comprensione dell'esistente che non espandere se stessi per conoscere la fine dei propri mutamenti. Normalmente questo è impedito dall'enorme mole di variabili sconosciute alla quale non è possibile dare un valore o una collocazione nella percezione.
ma il passato è già avvenuto. Tutto il presente è il prodotto delle trasformazioni che lo hanno preceduto. Estendere le proprie ali della percezione permette di giungere all'origine anche senza una totale compenetrazione di ogni cosa. Per far questo è necessario estendere se stessi nel circostante, è necessario sviluppare il proprio sentire, è necessario sviluppare il proprio potere di essere attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni. Solo allora si giunge all'origine di ogni cosa esistente, solo allora, partendo da proprie determinazioni. Solo allora, partendo da quell'origine, è possibile determinare quale fine giungerà attraverso la sequenza dei nostri mutamenti, ma la sequenza dei nostri mutamenti sarà condizionata da quanto assistiamo all'origine. La sequenza dei mutamenti non è predeterminata, ma è conseguenza del nostro uso della nostra volontà e delle nostre determinazioni, esattamente come l'origine fu frutto della volontà e le determinazioni. Le volontà e le determinazioni proprie di ciascun essere. Essere presente al principio è un effetto costante di ogni via alla conoscenza e alla consapevolezza. Essere presente all'inizio, sia esso in caos primordiale, sia esso il caos primordiale, il disco giallo in campo nero, Ra che non è Ra, oppure Brahma non Brahma, determina una capacità soggettiva di dilatazione della propria percezione. Beato dunque chi riesce a dilatare la propria percezione, perché costui avrà sviluppato a tal punto il regno dentro di lui e il corpo luminoso che costui non conoscerà la dissoluzione della propria energia vitale con la morte del corpo fisico. Costui conoscerà i processi di trasformazione, costruirà il proprio divenire. Conoscere l'inizio significa conoscere la fine possibile, ma conoscere l'inizio significa aver già messo in moto quei meccanismi che consentono di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Non esiste un corrispondente nei Vangeli ufficiali, in quanto questo discorso per loro non aveva senso e avrebbero dovuto lavorare molto per spiegarlo o piegarlo. Può darsi che ci siano degli accenni al principio, ma nei Vangeli ufficiali, e in modo particolare in Marco, c'è la preoccupazione di elaborare i concetti di fine del mondo, dell'avvento del regno di Dio con Cristo alla sua destra, più che spingere gli esseri umani a cercare il proprio potere di essere. Nei Vangeli ufficiali tutto è creato da Dio e tutto ritorna a Dio per il piacere e il desiderio di Dio. Pertanto non c'è ricerca dei mezzi attraverso i quali costruirsi per gli esseri umani. E passiamo al paragrafo 20. Gesù disse: «Beato colui che era prima di divenire. Se diverrete miei discepoli e ascolterete le mie parole, queste pietre saranno al vostro servizio. In paradiso, infatti, avete 5 alberi che non cambiano né d'estate né d'inverno, e le loro foglie non cadono. Colui che li conosce non gusterà la morte». Beato colui che aveva il potere di essere prima di doverlo costruire. Non deve soffrire eccessivamente per trasformarsi. Il potere di essere è frutto delle scelte e delle trasformazioni soggettive. Quando si inizia a percorrere un sentiero, si ha un bagaglio di potere dal quale si può attingere. Tanto maggiore sarà il potere di essere che si disporrà, tanto minore sarà la fatica e il dolore nel percorrere quel sentiero. Diventando suoi, fra virgolette, discepoli, seguendo i suoi insegnamenti, le pietre saranno al loro servizio. In realtà, più che le pietre è il potere di essere di quanto ci circonda, che sarà il servizio di chi fonda la libertà della propria percezione. Il mondo cammina a fianco di tutti coloro che soggettivano l'oggettività, e uno dei poteri maggiori dell'oggettività è il potere di libertà che attraversa ogni essere. Nel regno ci sono 5 alberi che non cambiano né d'estate né d'inverno. Non importa quanti alberi formano il crogiolo dello stregone, la soggettività ne determina alcuni. In questo caso sono 5. Molto probabilmente la via di Tommaso era formata da 5 alberi. Non sappiamo esattamente quali siano. Ogni cultura elabora la propria via alla costruzione del corpo luminoso. Ogni via alla stregoneria si caratterizza per agire nell'oggettività in cui viene pensata.
secondo un appunto gnostico del Salerio Manicheo, questi sarebbero il pensiero, il sentimento, la riflessione, l'intelletto e il ragionamento. Io dubito che siano questi, come dubito che siano l'albero della vita, l'albero della conoscenza, l'albero della morte. Io credo che i cinque alberi siano legati alla formazione del corpo luminoso e siano inseriti all'interno del Vangelo di Tommaso. Il primo è l'albero della ricerca determinata. Per quanto riguarda gli altri, lascerei la faccenda in sospeso. Inutile dire che nei Vangeli ufficiali non c'è riscontro. In essi non c'è ricerca di conoscenza e dunque nulla serve all'essere umano, in quanto Dio, padrone, ha posto dei guardiani affinché l'essere umano non mangiasse dall'albero della vita eterna e non diventasse un Dio. Solo Dio, padrone, può donare all'essere umano quello che l'essere umano agogna, ma solo se si sottomette a Dio, rinunciando alla ricerca e dunque rinunciando a cogliere dai cinque alberi che lo attendono affinché egli non sia costretto a gustare la morte. E passiamo al paragrafo 21. I discepoli di Gesù gli dissero: manifestaci a cosa assomiglia il regno dei cieli. Egli rispose loro: è simile a un grano di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma allorché cade su un terreno coltivato produce un grande ramo e diventa rifugio per gli uccelli del cielo. Questo paragrafo è uno di quelli che tendono a delineare che cosa si intende in questo Vangelo per regno dei cieli. In particolare questo paragrafo è molto usato anche nei Vangeli ufficiali. La descrizione fatta da Tommaso è tale da riferire un processo di trasformazione che è valido per ogni ideologia, ogni struttura di pensiero, ogni tentativo di essere umani per diffondere se stessi. In Tommaso troviamo altre descrizioni su che cosa possa essere assimilato il regno dei cieli. In Tommaso c'è un particolare che permette di comprendere cose diverse da quanto esposto nei Vangeli ufficiali. Nel Vangelo di Tommaso troviamo che il regno non è nei cieli, altrimenti gli uccelli vi precederanno, ma è dentro ognuno di noi ed è fuori di noi. Dunque il regno è inteso come sviluppo e costruzione soggettiva. È un processo di conoscenza interiore che giunge al regno che è fuori di noi. In questa struttura interpretativa non abbiamo più il possesso del Dio che si allarga sulla terra, ma è il processo di costruzione dell'individuo che interagisce immergendosi nel circostante. Il processo di costruzione è un processo lento e che inizia da piccole cose, piccoli gesti di rottura che sono assimilabili al granello di senape dell'immensità della terra. I grandi eventi si annunciano sempre con piccoli soffi di vento. Ricordatevi la birreria e Stalingrado. Eppure, nell'immensità della terra, anche il piccolo gesto, anche... Non abbiamo più il possesso del Dio che si allarga sulla terra, ma il processo di costruzione dell'individuo che interagisce immergendosi nel circostante. Il processo di costruzione è un processo lento che inizia da piccole cose, piccoli gesti di rottura che sono assimilabili al granello di senape nell'immensità della terra. Eppure nell'immensità della terra anche il piccolo gesto, anche il corpo luminoso dell'individuo può crescere e occupare la sua funzione e il suo ruolo nella terra, tanto che gli uccelli dal cielo possono trovarvi rifugio. Nel Vangelo di Tommaso il seme va inteso come la costruzione dell'individuo, mentre nei Vangeli ufficiali il seme di senape va inteso come la costruzione dell'assoggettamento degli esseri umani davanti al Dio. Per i Vangeli ufficiali l'assoggettamento inizia con poche persone che si mettono in ginocchio, poi l'assoggettamento si espande fra gli esseri umani e questa espansione viene definita il regno di Dio. Appare evidente come il centro del discorso di Tommaso sia l'essere umano, è il Dio che cresce dentro, mentre il discorso che viene fatto dai Vangeli ufficiali è l'assoggettamento al Dio padrone. E passiamo al paragrafo 22. Maria domandò a Gesù: a chi assomigliano i tuoi discepoli? Egli rispose: sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro. Allorché verranno i padroni del campo, diranno: lasciateci il nostro campo. Essi saranno nudi davanti a loro mentre lasciano e restituiscono il campo. Perciò dico:
Se il padrone di casa sa che verrà il ladro, vigilerà prima che venga e non permetterà che penetri nella casa del suo regno e esporti i suoi beni. Ma voi vigilate al cospetto del mondo, cingetevi i fianchi di grande potenza affinché i ladri non trovino una strada per giungere a voi, giacché il profitto che aspettate essi lo troveranno. Ci sia tra voi un uomo giudizioso, allorché il frutto è maturo e gli viene subito, recando in mano la sua falce e lo raccoglie. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E questo è il paragrafo 22. In questo paragrafo interviene una figura di donna, Maria, non è la madre di Gesù, come vogliono far credere i Vangeli ufficiali, ma è un altro apostolo, un altro seguace. La domanda che fa Maria è importante, in quanto chiede di emettere un giudizio. Il giudizio è secco, sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro. Perché il campo non appartiene loro? Perché appartiene al padrone? No, perché non hanno ancora cominciato ad arare e coltivare se stessi, perché non si sono ancora trasformati. In stregoneria si determina la proprietà di se stessi quando si esercita la propria volontà e la propria responsabilità nel prendersi nelle proprie mani il proprio divenire. Sono come bambini che giocano con un nuovo giocattolo. Non hanno ancora compreso che ciò che hanno, la vita, non è un giocattolo, ma un terreno nel quale ci si deve appropriare, lavorare e costruire. Loro invece giocano. Ma poi viene la morte del corpo fisico. Allorché verranno i padroni del campo, diranno: lasciateci il nostro campo. E davanti a questa, se avranno continuato a giocare, saranno nudi. Il campo è il corpo fisico, di cui la coscienza dell'essere non è padrone. La morte del corpo fisico altro non è che la restituzione del campo. La coscienza in quel momento è padrona del campo, ma deve essere consapevole che verrà il momento in cui verrà derubata del campo. La sequenza dei mutamenti del corpo fisico cesserà e la coscienza sarà privata del campo. La coscienza dell'essere, sapendo che verrà privata del campo, non permetterà che chi la privi del campo la privi anche di se stessa. La coscienza deve agire per poter sopravvivere, anche in assenza del campo. Il ladro si prenda il campo, ma non limiti o danneggi il divenire della coscienza, né ne asporti i beni di cui la conoscenza si è nutrita, il suo sapere, la sua conoscenza, gli sforzi della sua vita. Il corpo fisico è parte della forma, del mondo. Il mondo può prendersi quanto gli appartiene, il corpo fisico, ma non può né deve prendersi la coscienza dell'essere sottomettendolo e asservendolo. L'individuo deve dunque cingersi i fianchi di grande potenza, deve accumulare il proprio potere di essere, deve portare a sviluppare continuamente il proprio corpo luminoso affinché i ladri, che comunque lo priveranno del corpo fisico, non siano in grado di sottometterlo e di distruggere la sua coscienza. Ogni tipo di profitto di ordine materiale, ogni forma di possesso, sarete costretti a cederla. La morte del corpo fisico vi priverà di tutto quanto possedete come beni materiali. Questi beni saranno trovati per il semplice motivo che una volta che sarete privati del campo, il corpo fisico, ogni altra cosa col tempo verrà trovata da chi verrà dopo di voi. L'ultima parte è molto dura da leggere. Ci sia tra voi sempre un essere umano che sappia cingersi i fianchi di grande potenza, che una volta che ha costruito se stesso il frutto maturo sappia trasformarsi. Colga l'occasione per trasferire la propria coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. L'ultima frase è quella che distingue i passi criptati da quelli che vanno letti in maniera letterale. Nei Vangeli ufficiali troviamo un riferimento sul vigilate. Mentre in Tommaso è necessario vigilare nei confronti del mondo ed è necessario cingersi i fianchi di grande potenza onde impedire ai ladri di portarsi via cose diverse dal corpo fisico o dalle cose materiali, in Matteo la vigilanza è necessaria in quanto gli esseri umani sono servi del padrone che in qualsiasi momento può giungere. In Matteo gli esseri umani non sono padroni di se stessi, ma non sviluppano il loro divenire, ma sono asserviti. La vigilanza non sta nella difesa della costruzione del proprio corpo luminoso, del loro essere Dio, dalle contrapposizioni e degli ostacoli che dal mondo possono venire, ma dal loro essere soggettati a Dio.
devono essere guardinghi, perché in ogni momento Dio può venire a controllare la loro sottomissione. Dice Matteo: considerate bene questo. Se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il ladro deve venire, veglierebbe certamente e non lascerebbe spogliare la sua casa. Quindi anche voi stiate preparati, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora più impensata. Qual è dunque il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sopra la gente di casa sua per dar loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà così occupato. In Matteo il concetto di vigilanza è finalizzato a mantenere la condizione della propria schiavitù e sottomissione. Il servo è vigilante nelle condizioni imposte dal padrone, non è vigilante per costruire se stesso. Nella seconda parte del suo scritto, Matteo fa l'esempio del servo che verrà punito, perché maltrattando i servi di casa vuole sostituirsi al padrone in quanto non pensa che il padrone possa tornare. A Matteo non balza in mente che il servo potrebbe semplicemente andarsene. La semplice idea di prendere il proprio destino nelle proprie mani fa inorridire Matteo, tanto che non la prende nemmeno in considerazione. Per lui gli esseri umani o sono servi o pretendono di sostituirsi al padrone. In questo secondo caso a Matteo appare del tutto logico e naturale che il padrone lo punisca. Con quale diritto il padrone punisce il servo che non ha ottemperato alle direttive imposte? Col diritto del più forte. Dove sta la giustizia nelle sue azioni? In nessun luogo, in quanto il servo non deve attendersi giustizia del padrone, ma solo premi o percosse a seconda del giudizio del padrone. In Tommaso il concetto è capovolto. La vigilanza deve essere fatta per proteggere la costruzione del corpo luminoso, il diritto ad essere Dio, il diritto dovere di costruire il regno dentro di sé, la propria libertà, la libertà di trasferire la propria coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico. Esistono delle similitudini nell'uso delle parole e degli esempi, ma la direzione dei Vangeli ufficiali con quella di Tommaso è opposta. E passiamo al paragrafo 23. Naturalmente io non mi soffermo più di tanto nel commentare, anche perché questo percorso di stregoneria è uno di quei percorsi morti, nel senso che quando un percorso di stregoneria muore da sé, cioè nel senso che non viene distrutto mediante la violenza, mediante la tortura, mediante la distruzione di popoli, ma si esaurisce, cioè esaurisce la sua funzione all'interno di un sistema sociale, è necessario riprenderlo in maniera diversa, cioè è necessario riprendere la stregoneria partendo da zero. Ma a noi ci interessa Tommaso Didimo proprio per far comprendere come i percorsi di stregoneria possono anche fallire. Cioè non è detto che un percorso di stregoneria deve necessariamente essere vincente o deve necessariamente imporsi. Gli uomini ci provano a costruire i loro percorsi di stregoneria e il loro provarci è il loro essere Dio, è la loro trasformazione di se stessi. E questo è la loro riuscita e la loro vittoria, cioè il provarci è la vittoria. Il problema è un altro: che quel percorso vinca o non vinca è determinato da un numero infinito di cause, un numero infinito di concause o eventi che possono succedere, che quel percorso può o non può imporsi a livello sociale. Bene, questo percorso di Tommaso Didimo è stato un fallimento, ed è stato un fallimento anche abbastanza breve, che però ci ha restituito una parte importante di quello che erano le religioni misteriche del Medio Oriente, che è andato quasi del tutto perduto. E passiamo al paragrafo 23. Gesù vide dei bambini che succhiavano il latte. Disse ai discepoli: questi bambini che prendono il latte assomigliano a coloro che entrano nel regno. Gli domandarono: se noi saremo bambini, entreremo nel regno? Gesù rispose loro: allorché di due farete uno, allorché farete la parte interna come l'esterna, la parte esterna come l'interna, la superiore come l'inferiore, allorché del maschio e della femmina sarete un unico essere, sicché non vi sia più né maschio né femmina, allorché farete occhi in luogo di un occhio, una mano in luogo di una mano, un piede in luogo di un piede e un'immagine in luogo di un'immagine, allora entrerete nel regno.
In questo paragrafo ci sono dei bambini che succhiano il latte. In questo Vangelo i bambini non sono fanciulli, ma sono neonati. Questi bambini, mentre prendono il latte, esercitano la loro volontà. Esercitando la loro volontà, esercitano la loro volontà seguendo l'intento. L'intento li porta a dilatare e sviluppare se stessi. I bambini che succhiano il latte assomigliano ad ogni essere umano che esercita la sua volontà in funzione dell'intento. Assomigliano ad ogni essere umano che, seguendo l'intento, sviluppa se stesso. È difficile vedere un essere umano adulto esercitare il proprio intento, dilatare se stesso, determinare se stesso partendo dai propri bisogni. È più facile, purtroppo, vedere esseri umani assoggettati a qualcuno o a qualche cosa, esseri umani che non saranno mai in grado di giungere a nessun regno. I seguaci allora chiedono: se noi diventiamo come bambini, entreremo nel regno? La domanda è meno sciocca di quanto potrebbe sembrare. Non si tratta di ritornare bambini, si tratta di continuare per tutta la propria esistenza ad esercitare la propria volontà e la propria determinazione, come fanno i lattanti. Non si tratta di riprendere la forma o il modo di essere del lattante, non si tratta di diventare stupido come un bambino. La risposta data è che quando di due se ne farà uno, sarà possibile entrare nel regno. In altre parole, se il corpo fisico e il corpo luminoso lavoreranno insieme, allorché la ragione sarà messa al servizio dell'essere umano e non si riterrà padrona dell'essere umano, allora e solo allora si eserciterà un potere personale sufficiente per entrare nel regno. Essere come lattanti è di due farne uno. Nel lattante la ragione non si è ancora sviluppata, non è ancora diventata padrona dell'essere umano. Il lattante ha un solo fine: crescere. Per far questo concentra tutto se stesso. Non ci sono due direzioni, ma una sola. Continua l'esempio sul fare la parte interna come l'esterna e viceversa. La parte superiore come l'inferiore, si potrà accedere al regno. Cosa significa questo? Quando tutto il vostro essere sarà pervaso dallo stesso intento, quando la consapevolezza sarà il fine dell'individuo, non ci sarà bisogno di una ragione o di un pensiero astratto, di un fare razionale o di un fare magico, ma l'uno e l'altro potranno operare per un unico fine, un unico intento. Non ci saranno cose nobili e cose ignobili, ma tutte le cose che farete saranno nobili, in quanto opereranno per costruire il vostro corpo luminoso. Continua ancora: quando del maschio e della femmina farete un unico essere, sicché non vi sarà più maschio o femmina. Infatti il corpo luminoso non sarà né maschio né femmina, in quanto questo non è legato alla forma, alla forma all'interno della natura, ma costruito da questa, non è né l'uno né l'altro, pur essendo costruito dall'uno o dall'altro. Questo non significa che non si faccia sesso col corpo luminoso, Nel momento in cui sostituirete quanto appartiene alla ragione col corpo luminoso, allora e solo allora entrerete nel regno. Questa entrata nel regno, questo sviluppo del corpo luminoso, è il motivo ricorrente del Vangelo di Tommaso. Questo motivo sarà sconosciuto nei Vangeli ufficiali, in quanto la cosa più importante è l'appropriazione dei fanciulli da parte di Gesù. Gesù è padrone dei fanciulli. Gesù indica la stupidità e l'impotenza dei fanciulli a difendersi ai suoi attacchi, dalla sua brama di possesso di diventare come fanciulli. Nei Vangeli ufficiali si è come fanciulli proprio perché si è prede pronte alla sottomissione al Gesù che si impossessa degli individui. Dice Matteo: in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli domandarono: chi sarà più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù, chiamato a sé un fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se voi non cambiate, non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventi umile come questo fanciullo, egli sarà più grande nel regno dei cieli. E chiunque accoglierà un fanciullo come questo, in nome mio, accoglierà me. In questo posto il quesito posto da Matteo è diverso. Mentre nel Vangelo di Tommaso il seguace interessa trovare un metodo attraverso il quale apprendere per entrare nel regno, nel Vangelo di Matteo ai seguaci interessa sapere chi di loro, o degli eventuali loro, sarà il padrone.
è un aspetto molto importante. Il Vangelo di Tommaso parte dal concetto del potere di essere, mentre i Vangeli ufficiali delle chiese cristiane interessa soltanto il possesso, poter comandare, poter disporre di altri esseri umani. Al maestro dei Vangeli ufficiali interessa che i suoi discepoli lo servano e non pensino a diventare migliori di lui, cosa assolutamente impensabile nel Vangelo di Tommaso. Nel Vangelo di Tommaso, che hanno bevuto alla stessa fonte. Nei Vangeli di Matteo, il suo maestro è preoccupato che qualcuno lo voglia scalzare dalla destra del suo preteso padre. I suoi seguaci devono essere umili, ma non è l'umiltà che si trova nel Vangelo di Tommaso, non è l'umiltà davanti alla conoscenza che provoca ardimento e sete di conoscenza, è l'umiltà della sottomissione, l'umiltà dell'autoannientamento. E quando qualcuno si sarà annientato, allora potrà essere riconosciuto meritevole di attenzione del Gesù dei Vangeli ufficiali. La distruzione è presente nel fare del Gesù dei cattolici. Il Gesù dei cattolici è padrone del mondo e impone sottomissione, impone asservimento, impone assoggettamento. Un assoggettamento che deve essere totale. Per questo motivo esalta l'umiltà di chi non è in grado di difendersi, di chi non è più in grado di usare la propria volontà e le proprie determinazioni. Al contrario, il Gesù di Tommaso indica come giungere al regno. Non importa come si arriva al regno, non importa se chi arriva al regno è migliore o peggiore di lui, se sarà più o meno forte di lui. Il maestro di Tommaso sa che dopo la trasformazione il gioco delle trasformazioni continuerà. Il maestro dei Vangeli ufficiali sa che dopo la morte del corpo fisico per lui c'è solo la disperazione dell'impotenza. Egli impone che chiunque sia vuoto, asservendo all'umiltà che sottomette, vuoto uguale a lui, che ha rinunciato a costruire il futuro in quanto è sottomesso all'illusione di una resurrezione che è solo follia del proprio esistere. Se il fanciullo usato nei Vangeli ufficiali, in particolare da Marco, sa molto di pederastia, è pederastia. Tanto è sviluppato il concetto di possesso nei confronti del fanciullo stesso, nei Vangeli di Tommaso questo aspetto non solo non esiste, ma non esiste nemmeno il concetto di possesso. Scusate perché la cassetta la giro a mano oggi. Eccolo qua. La negazione del possesso in Tommaso sembra quasi un dovere attraverso il quale costruire il futuro degli esseri umani. E qui per oggi mi fermo, sono arrivato al paragrafo 24 e chiudiamo il discorso su Tommaso Didimo e andremo avanti fino alla fine di Tommaso Didimo, che durerà penso 2 o 3 mesi prima che finisca di leggervi il libro. Di cosa voglio parlare prima di attaccare per un attimo le telefonate? Se solo riesco a trovarlo, voglio parlarvi delle conferenze che teniamo qui in radio. Qui in radio, ogni mercoledì, siamo arrivati al secondo mercoledì ieri, e ho tenuto una serie di conferenze sulla paura. E una delle paure più grosse, la paura, è quella di essere sottomessi. La sottomissione costruisce la paura dentro l'essere umano, che ne blocca i comportamenti, ne blocca le azioni, blocca la sua capacità di prendersi nelle sue mani la responsabilità della sua vita. E la differenza che c'è fra i Vangeli ufficiali e il Vangelo di Tommaso Didimo, ricordate, parlo solo del Vangelo di Tommaso Didimo, ne sono stati trovati a Bizzefe nel deserto di Nag Hammadi, cioè è stato trovato parecchio materiale, un po' è andato distrutto e un altro po' è stato tradotto un po' alla volta. Bene, nelle nostre conferenze, che abbiamo tenuto mercoledì 8 marzo, a firma di Francesco, e il giorno 22 marzo, relatore Giamberra, abbiamo parlato di 2 aspetti fondamentali della paura. Cioè, la fonte della paura sociale. La fonte della paura sociale è quella porcheria che è la Bibbia, che è il Dio padrone, che è il pazzo di Nazareth davanti al quale si costringono in ginocchio i bambini. Costringere in ginocchio i bambini significa costruire dentro di loro la paura. Costruendo dentro di loro la paura,
diventano oggetto di possesso o soggetti predisposti a possedere, cioè la vita per loro sarà soltanto un possedere o essere posseduti, sarà un gioco di forza all'interno del possesso. Bene, queste due conferenze che hanno tenuto sia Francesco sia Gian sono state due ottime conferenze. L'esposizione di Francesco, che ha fatto più che altro un excursus generale su alcuni aspetti della Bibbia, e il discorso di Gian, che invece è andato con precisione a toccare quello che è la sovrapposizione del dovere, del dover fare, del Dio padrone, del comando sociale sui stati del pensiero della persona, sui modi di essere della persona, sui modi della persona di rappresentarsi, hanno messo in luce due aspetti fondamentali della costruzione della paura, perché la paura è costruzione. Cioè l'uomo è vero che ha dei timori dentro, perché? Perché l'uomo, come ogni essere della natura, quando nasce ha timore, cioè ha timore reverenziale rispetto al mondo in cui nasce e guarda il mondo in cui nasce con timore reverenziale, che non è paura, ma è timore reverenziale, cioè c'è un immenso davanti e davanti a quell'immenso in cui vengo fuori, in cui sboccio praticamente, venendo fuori dalla vagina di mia madre, io ho un timore reverenziale, ma non ho paura, ho timore reverenziale. Quel timore reverenziale è un istinto conosciutissimo in stregoneria, perché quando si entrano nei mondi della percezione c'è timore reverenziale di quello che si affronta, non c'è paura di quello che si affronta, ma timore reverenziale, sono due cose diverse. Ebbene, Giambero invece ha dimostrato come la sottomissione, come il dovere, come l'imposizione, come la violenza del sistema sociale vada a trasformare questo timore reverenziale in tutta una serie di paure davanti al quale l'essere umano è disarmato. L'essere umano, l'essere della natura in generale, che ha delle paure, viene disarmato. L'uscita da queste paure avviene soltanto attraverso un percorso di stregoneria. L'uscita dalle paure è un atto di assoluta volontà soggettiva con cui l'essere umano affronta le paure, ma non affronta l'origine della paura, ma la manifestazione che ha la paura. Non è importante l'episodio o la cosa che ha generato, o la situazione che ha generato la paura. L'essere umano ormai quella situazione non la vive più, l'ha vissuta in passato, ma oggi non la vive più. E allora cosa fa l'essere umano? Ha la manifestazione della paura e quella paura deve affrontarla. Se comincia ad affrontare la sensazione che la paura gli presenta, immergendosi nella paura, la paura può far solo una cosa, può far solo paura, come diceva Gian appunto ieri. E una volta che l'individuo si accorge che la paura in fondo è solo paura, non può far danno, più si immerge nella paura e meno la paura farà danno, lo bloccherà, gli bloccherà i movimenti, lo castrerà nelle sue scelte. Solo che qualcuno dà corpo alla paura, qualcuno dà le armi alla paura, c'è il padre che dà lo schiaffo al bambino, la madre che punisce, la maestra che sgrida o che fa di peggio, il poliziotto, c'è il giudice, il magistrato, ci sono le condizioni di vita, i ricatti economici, ci sono qualcuno che dà delle armi alla paura. Per cui non si costruisce insieme un sistema sociale, ma esiste un sistema sociale che viene fuori dalla Bibbia, che si impone proprio come demandato biblico, che deve impossessarsi degli esseri umani. Naturalmente la voglia di libertà, la voglia di costruire spazi migliori della vita, va a limitare quella che è il terrore sociale, quello che è la paura, quello che è l'imposizione. Allora tutte le lotte di libertà infatti hanno aperto quelle che sono spiragli sociali, spiragli di autodeterminazione. Nella conferenza che terrò mercoledì 22 marzo parlerò di stregoneria, parlerò di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e del percorso, i campi di lavoro della stregoneria. Uno stregone ha un solo fine, a quel fine di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo è il fine dell'attività dello stregone. Nel far questo, lo stregone mescola il crogiolo, mescola se stesso, trasforma se stesso. Per trasformare se stesso, una delle prime cose che deve fare
e a rimuovere gli ostacoli che lo portano a dilatarsi nel mondo. E questo sarà ciò di cui io parlerò nella conferenza di mercoledì 22 marzo, qui in Radio Gamma, alle ore 20:30. E poi concluderà le conferenze Silvano, che parlerà del vampirismo oggi. Non solo la paura, in quanto paura che determina il blocco delle emozioni, ma una paura che asserve e che ruba energia agli esseri umani per sottometterli. Un modo di essere, un modo di vivere, e questo comunque ve lo illustrerà Silvano mercoledì alle ore 29, alle ore 20:30. E noi con questo praticamente concludiamo un ciclo di conferenze fatto da 4 conferenzieri, che ci ha permesso per la prima volta di misurare 4 persone completamente diverse, cioè molto diverse una dall'altra, e 4 persone che hanno fagocitato e hanno coltivato interessi diversi rispetto a un unico tema, il tema della paura, prendendo argomenti diversi. Bon, detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bon, io attacco i telefoni, vi ricordo che il numero di telefoni di Radio Gamma è 049 700 700 e 049 700 838. Riprendendo un attimino il discorso che ci ha fatto Francesco, il discorso che ha fatto Francesco nella trasmissione precedente, è vero che Wojtyla chiede perdono, cioè sta fingendo di chiedere perdono di quello che alcuni di loro dicono hanno fatto, ma la cosa più grave è che mentre fa questo sta alimentando nuovi campi di sterminio. Mentre chiede perdono ai scienziati, chiede alla scienza di chiedere perdono alla fede, che è una cosa veramente allucinante. Cioè, non è una missione soggettiva di responsabilità rispetto alla vita, ma è chiedere alla vita di chiedere scusa o di chiedere perdono al proprio carnefice, che è una cosa veramente da fuori di testa. Perché questa cosa non è stata contestata in maniera vasta? Perché c'è l'idea che la Chiesa Cattolica sia forma, cioè ciò che la Chiesa Cattolica afferma sia vero. Io ho letto su alcuni giornali, uno di questi era il Gazzettino, che Gesù ha detto tutti gli uomini sono uguali. E questo non è vero, questa è una grandissima menzogna. Ha detto tutti gli uomini devono essere uguali in ginocchio davanti a me. Quel in ginocchio davanti a me è ciò che determina l'uguaglianza. Cioè l'uguaglianza è determinata da... Io dico a voi che voi dovete perdonare il vostro nemico. Però siccome il nemico degli esseri umani è lui, voi dovete perdonare me. E tutta questa logica che viene a costruirsi all'interno della Chiesa Cattolica è la logica più aberrante, più infame che ci sia all'interno dei sistemi sociali. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Claudio, mi voglio fare 3 domande, no? Siete che detto che ti si portiere ma parte l'anticristo, cosa significa esattamente? Scusa che me le segno un attimino, mi pare velocissima. Sì, grazie. Allora, sono un guardiano dell'anticristo. Sì, il significato concreto. E dopo volevo chiederti, no, che ti dici Dio così, se non esiste, ti riferisci a chi rappresenta la Chiesa, la religione cattolica cristiana? E dopo cosa che te pensi delle sette spiritiche e degli strigoni indiani o africani? Grazie, ciao. 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 Scusa, non sono riuscito a segnarmi tutto quanto, però ti dico 2 parole per tutto. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Quello che io non accetto delle religioni cosiddette rivelate e monoteiste è il terrore che loro riescono a instaurare in un essere perfetto, primordiale, riescono a mettere dentro il terrore. Sì. La tristezza e la malinconia, per esempio, escono addirittura dall'architettura religiosa che io ormai odio veramente. Se tu osservi,
L'architettura religiosa è triste, triste, certo. Iconica, ti crea dentro un disastro. E hanno obbligato gli artisti ad esprimersi in questo sì, modo, è vero. Quello che è peggio di tutto. Claudio, ti saluto, ciao, perché già. Sarebbe troppo lungo, grazie. Ciao, grazie, ciao. Allora, dopo Giampaolo rispondiamo. Io sono un guardiano dell'anticristo. Che cos'è l'anticristo? Allora, innanzitutto Gesù di Nazareth chi è? È uno che mette in ginocchio gli esseri umani. Che cos'è l'anticristo? L'anticristo è il respiro di libertà che dagli dèi, dal mondo circostante, arriva all'essere umano e dice togliti dalla posizione in ginocchio. È il respiro di libertà, dei bisogni, delle tensioni che hanno gli esseri umani per espandersi nel mondo. Il guardiano dell'anticristo è uno che fa della libertà dell'universo, libertà del mondo, fine delle sue azioni, fine del suo fare. È uno che non tollera le ingiustizie, è uno che cerca giustizia e che cerca di andare al nocciolo di chi costruisce l'ingiustizia. Io sono un guardiano dell'anticristo perché l'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda, dagli dèi del mondo che ci circonda, arriva all'essere umano e gli dice togliti dalla posizione in ginocchio, prenditi nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Io, prendendo questo respiro e trasferendolo fra il fare degli esseri umani, fra gli uomini, faccio l'arte, l'attività del guardiano dell'anticristo. Dio non ha creato, il Dio padrone non ha creato assolutamente niente. Tutto ciò che esiste, esiste in sé e per sé e attraverso se stesso. Cioè, tutto quello che esiste è adattamento soggettivo alle variabili oggettive che ha incontrato. Per cui tutte le forze della trasformazione che hanno portato ad essere il mondo ciò che è in questo momento sono all'interno del mondo e molte di queste forze sono dei che noi riconosciamo perché hanno delle proprie determinazioni. Cosa ne penso delle sette spiritiste? Io delle sette spiritiste non penso assolutamente bene. Perché questo? Perché pur affermando che esistono esseri di energia, che chiamiamo normalmente spiriti, con i quali si può anche entrare in comunicazione, non considero questi esseri di energia, queste entità, superiori a quelle che sono un essere della natura. Cioè il campo di energia vitale che ha un batterio, che ha un virus, che ha e sto parlando degli esseri più piccoli della natura, è comunque più grande di quello che è un essere spiritico con cui noi possiamo entrare in contatto. La diversità fra un essere della natura e questi esseri di energia sono i tempi di mutamenti molto più lunghi per un essere di energia, cioè per uno spirito, e sono dei movimenti e un modo di accumulare la conoscenza che è diversa. Per cui si può anche entrare in contatto, però quelli che a noi ci interesserebbero, cioè quelli che noi potremmo trasformare in dei, cioè, non li possiamo incontrare, perché agiscono su un piano della percezione talmente diverso che per noi sono degli estranei e noi per loro siamo degli estranei. Non pensiamo di essere creati in immagine e somiglianza di un dio pazzo. C'era una quarta cosa che però non sono riuscita a segnarmela. Comunque, questo è il concetto fondamentale. Io sono contrario a qualsiasi setta spiritica, nonostante io sia nato, cioè come apprendista stregone, il via mi sia venuto da alcune cosiddette sedute spiritiche, cioè mi hanno dato quell'input che ha scatenato una serie di forze che io avevo precedentemente accumulato attraverso la mia attività, attraverso le mie scelte, attraverso le mie intenzioni, attraverso il mio modo di vivere e di affrontare la vita. Pertanto io vedo molto male le sette spiritiche e l'attività spiritica perché tendono a sottomettere, cioè tendono a costruire una dipendenza psicologica, una dipendenza del soggetto da quello che è la rivelazione. Per cui, siccome conosco anche il fatto che esistono i spiriti neri, cioè esseri malati di energia vitale stagnata che si cibano della sottomissione, si cibano dell'adesione, vedo molto male tutto quello che costruisce sottomissione. Infatti, a me, fra le altre cose, le sedute spiriti hanno cessato di funzionare quel giorno che io ero diventato più forte degli spiriti che si presentavano. Quel giorno che io ero riuscito a prendere in mano la responsabilità della mia vita, tutto quanto si è troncato. Cioè, quando io ho cominciato il percorso di apprendista stregone, prendendomi nelle mie mani la responsabilità della mia vita, tutti i rapporti si sono troncati. Per cui ricordatevi sempre,
l'uso della volontà di un essere umano, di un essere della natura in generale, ma parliamo dell'essere umano in questo caso, è infinitamente più forte di qualsiasi essere di energia che nasce nella natura. Ricordiamoci che gli spiriti, gli esseri di energia, nascono nella natura, nascono dai temporali, dai terremoti, dai maremoti, da tutte quelle che sono concentrazioni di energia vitale. Bene, io qui chiudo la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che su internet trovate tutto quanto il nostro materiale e trovate tutto quello che noi diffondiamo o diciamo. Noi siamo ciò che voi trovate, non c'è niente di strano. Vi ricordo che la festa di Beltane, la festa cerimonia religiosa di Beltane, sarà organizzata a Jesolo, ma di questo su internet e ne parleremo per varie trasmissioni. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo, dove continueremo col mobbing e la strategia della stregoneria. Grazie ancora.